Cari amici, bentrovati. Continuiamo ad ascoltare gli insegnamenti di Gesù che ci vengono dalle sue parabole. Non so se avete mai riflettuto, sperimentato. Per noi diventa difficile parlare in parabole. È solo Gesù che è capace di parlarci in parabole. E Gesù ci ricorda che c'è una parola che viene da Lui e che è destinata a portare molto frutto se la si accoglie e la si fa fruttificare nel cuore. Ci sono però molte altre parole, e non voglio qui disperdermi in esempi che possono portarci fuori strada o creare naturalmente anche un dissenso. Ci sono molte altre parole che permettono solo al male di crescere e di disturbare l'annuncio dell'unica parola che salva. Gesù ci ricorda una realtà molto decisiva e anche irrinunciabile. La sua parola possiede una forza che non è data da nessuno, la possiede per se stessa, perché è la sua parola. Non siamo noi ad avvalorarla, non siamo noi a darle il significato, la prospettiva che possiede. Nonostante la sua apparente fragilità, la parola di Gesù è quella che ha la forza di un granello di senape, diventare un albero tanto grande, così che gli uccelli possono farvi il nido. Ancora, la sua parola ha la forza di far crescere dal di dentro e portare a maturazione come fa lo lievito che permette alla farina di fermentare e di diventare pasta per un nutrimento gradevole e buono. Quindi è la forza delle scritture che, accolte e fatte diventare in noi parola di vita, parola di Dio, vincono qualunque zizzania e lasciano che questa incontri il suo inevitabile fallimento, pur apparendo insidiosa e malefica. Ascoltiamo la grande parabola del buon grano e della zizzania insieme a quei due splendidi incisi che sono la parabola del granello di senape e la parabola dello lievito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò la zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono al padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano? Lasciate che l'una e l'altra crescono insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami».
Disse loro poi un'altra parabola. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti». Ricordiamoci sempre che il giudizio è di Dio. Sarà Lui a raccogliere scandali e iniquità e sarà Lui a far risplendere i giusti. Per cui capiamo perché Gesù ci dice, ci insegna che non dobbiamo preoccuparci di fare guerra alla zizzania. Preoccupiamoci di essere buon grano e di coltivare buon grano. Il male sì va stanato, va denunciato, ma lo stile del credente è orientato al fruttificare secondo il dono di Dio. Questo è possibile non perché facciamo una crociata contro il male. Il male lo si vince se ci lasciamo condurre dalla certezza che la parola, nella sua fragilità e umiltà, ha in se stessa la forza di far crescere e di trasformare dall'interno la vita e la storia degli uomini, come avviene per un piccolo granello di senape e per lo lievito che scomparendo fa fermentare la pasta. Vedete, proprio perché il giudizio è di Dio prima che nostro, non dimentichiamoci mai che Dio attende sempre e soprattutto la nostra e l'altrui conversione. Se andiamo alla prima lettura che ascolteremo in questa domenica, tratta dal libro della Sapienza, ci viene detto come Dio opera nella storia. Le parole sono queste: «Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire ha insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento». Mi pare di leggere questo passaggio del libro della Sapienza, almeno mi si conceda questa interpretazione che non vedo molto azzardata, mi pare di leggere in queste parole una lettura ante litteram del Vangelo che ascolteremo, il buon grano e la zizzania. Dio esercita il giudizio definitivo, solo Lui
ha potere sulla storia degli uomini. Siamo giusti, siamo secondo Dio, se come fa Lui siamo capaci di amare il nostro prossimo, consapevoli che il Signore attende da noi che da zizzania diventiamo buon grano. Sembrerebbe impossibile una cosa di questo genere, ma con il suo amore e con la sua forza anche noi da zizzania possiamo diventare buon grano. Ecco perché questo secondo momento del discorso in parabole ci fa capire come dobbiamo rapportarci alle vicende di questo mondo, non sostituendo il giudizio di Dio, ma portando avanti il giudizio di Dio nella storia, nella vita. E il giudizio di Dio, ricordiamolo, è sempre un giudizio di misericordia, è sempre un'attesa, è sempre innanzitutto un volerci bene da parte di Dio e un volerci salvare. Buona domenica ancora, cari amici.